Nome e cognome. Silvia Pettoni. Paolo Bosco. Chi era il più rompiscatole negli allenamenti? Fammi ricordare un attimo. Indubbiamente lui. Sicuramente io. Chi è il braccio e chi è la mente della coppia? Beh, secondo voi io sono la mente. Beh, il braccio, c'ero io il braccio, forse dovevo tirare. Quanti sacrifici avete dovuto fare per arrivare ai vertici mondiali? Incommensurabili, tanti sacrifici, tante rinunce. Ne abbiamo fatti una marea, veramente tantissimi, troppi. Quanti soldi avete dovuto investire per arrivare ai vertici mondiali? Molti più dei sacrifici, molti di più. Beh, qua guarda, potevamo comprare due ville. Chi ha più talento nella coppia? Paolo. Talento? Il talento adesso, io il talento. Il suo peggior difetto? A parte che era un rompi... non posso dire parolacce, andava sempre fuori tempo. Il suo peggior difetto che mi contava sempre i tempi nel Quister. Una roba che odiavo. Il tuo peggior difetto? Indubbiamente che mi lamento sempre. Perché io non piango, però mi lamento sempre, una valvola di sfogo. Il mio peggior difetto... non ne ho difetti, sinceramente non ne ho. Il miglior pregio di Paolo? La tenacia, Paolo è uno che se deve arrivare non molla mai. Il miglior pregio di Silvia? Flessibile. Il tuo miglior pregio? La pazienza, sicuramente la pazienza. La forza, la velocità, la tenacia, questo sicuramente. L'umiltà. Cosa ti innervosiva di più di lui? Stai zitta, quando mi diceva stai zitta in allenamento. Cioè, sognavo di picchiarlo di notte, stai zitta non lo posso più sentire. Stai zitta non me lo dice neanche mia madre. Cosa ti innervosiva di più di lei? Che mi contava i tempi nel Quistep. Mi contava i tempi nel Quistep. Ma è possibile che mi doveva contare i tempi nel Quistep? Andava fuori tempo, anche in tango. Quante volte avresti voluto smettere? Un giorno sì. Giorno anche. Mai. Quante volte vi siete picchiati in allenamento? Allora, picchiati mai, mandati vicino un sacco di volte. No, picchiati mai. Una volta veramente vicini ad una gara a Nizza, penso. Sì, lì veramente abbiamo proprio raggiunto il massimo. Silvia, hai mai pensato di uccidere Paolo? Ok, la prossima domanda? Paolo, hai mai pensato di uccidere Silvia? Sì. Silvia, il tuo ricordo più bello? Allora, ricordo più bello è sicuramente l'inno italiano sul podio. L'inno italiano sul podio, con le lacrime e in un momento i sacrifici ripagati. Paolo, il tuo ricordo più bello? Il primo mondiale a Mosca, è stato la parte più bella. Ringrazia il tuo partner per i risultati ottenuti. Cos'è che devo fare? Ma sarà lui che ringrazia me.